10 cappelle realizzate da altrettanti architetti nel labirinto del bosco dell'isola veneziana di San Giorgio. Per la sua prima partecipazione alla Biennale di Architettura, il Vaticano ha scelto una location molto particolare e ha chiamato una serie di progettisti, tra cui alcuni mostri sacri, è proprio il caso di dire, come Sir Norman Foster o Eduardo Souto de Mora. Il titolo scelto per l'esposizione, significativamente contigua alla magnifica Ultima Cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Giorgio, è Vatican Chapels e, oltre alle cappelle, si compone anche di un padiglione espositivo vero e proprio dedicato alla cappella nel bosco di Gunnar Asplund del 1920, realizzato da Francesco Magnani e Tadeu Pelzel. L'idea particolarmente originale del padiglione è quella soprattutto di presentare delle opere costruite, e quindi in qualche modo sottende anche un messaggio di una mostra non convenzionale. Il nostro è l'unico edificio laico di tutta la mostra, appunto essendo un padiglione espositivo, ma credo che la mostra dimostri che c'è una grandissima varietà, una grandissima possibilità espressiva di questo tema. Interessante anche la collocazione, in un certo senso astratta, delle cappelle realizzate con la natura come unico contesto e senza altri punti di riferimento. Forse qui, oltre che una riflessione ulteriore sull'essenza ultima del sacro, si trova anche il più forte punto di dialogo con il mondo dell'arte, che è uno degli obiettivi dichiarati del progetto della Santa Sede, divenuta negli ultimi anni molto attiva in Biennale.